Bene, adesso come diavolo faccio a entrare? Campione vocale analizzato. Identificazione confermata. Benvenuto, commissario Gordon. Incredibile. Che razza di posto è questo? Cosa vuoi, Sbirro? Come ti permetti di fissarmi? Pensi di potermi controllare? Nessuno controlla Goliath! Non dirmelo! Non dirmelo! Tu sei il commissario della polizia! La tua faccia era su quel cartellone che hanno coperto con il mio! Cosa aspetti, vecchietto? Johnny C non si esibisce a richiesta. Senti la mia mancanza, Batman? Oh, sei tu, il commissario Noia. Cosa hai fatto alla mia anima gemella? Immischiati tra di noi e ti inciderà un sorriso così largo da farti cadere la testa. Commissario? Grazie al cielo! Dovete tirarmi fuori di qui. Mi tengono rinchiuso e mi sottopongono a test continui, come una cavia. Ma non c'è nulla di strano in me. Batman. Lieto tu sia qui, Jim. Dai un'occhiata. Che posto è questo? Chi è questa gente? Prima di morire, Joker ha inviato sangue infetto a tutti gli ospedali dello Stato. Sì, li abbiamo trovati tutti. Ne mancano alcuni. Come? Errori ospedalieri. Trasfusioni non registrate. 5 persone contagiate, senza cure. Il sangue si è sviluppato a lungo. Le sta alterando. Stanno diventando... Joker. Mio Dio. È una forma della malattia Creutzfeldt-Jakob. Mutata oltre ogni precedente medico. E quello sembra diverso dagli altri. Henry Adams. È quello infetto da più tempo, ma non ha sintomi. È immune al sangue di Joker. Robin sta conducendo analisi per scoprire il perché. Una cosa è certa. Henry è la chiave di tutto. Ho collaborato. Ho fatto tutto quello che mi avete chiesto. Dicevi che ci sarebbero voluti pochi giorni. Non puoi trattenerlo contro il suo volere. Manca poco, Jim. Non possiamo lasciarlo andare se non salviamo gli altri. Aspetta. Hai detto 5, ma ne vedo solo 4. Ne manca uno.
Presto sarà qui. Riesci a sentirmi, Bruce? Oh, non essere così sorpreso, Batman. Sapevi che prima o poi sarebbe successo. Sono qui dentro di te, in profondità. Insieme daremo a questa città quel che si merita. Un nuovo Batman. Un Batman migliore. Un cavaliere più... Bene, parliamo più tardi. Andiamo, ragazzone, se vogliamo uscire da qui ci servirà qualcosa che abbia abbastanza potenza. Attenzione, integrità impianto critica, esplosione imminente. Oh, Batman, mi sei mancato! Hai la delicatezza di un cristiano al tavolo! Uscire da qui, alla svelta. Alfred. Grazie al cielo. Dopo l'esplosione, credevo che... Tranquillo, Alfred. Ho ridotto il raggio dell'esplosione e impedito che la tossina inondi la città. Che mi dice di Crane? Oppure di quel cavaliere di Arkham? Hanno blindati, missili, le loro forze sono in tutta Gotham. Crane è fuggito. Sono stato esposto alla tossina. Santo cielo, va tutto bene? Ricorda cos'è successo al manicomio? Tutto ok. Ho avuto una reazione violenta. Ora è finita. Tanto di cappello allo spaventapasseri. Non sono mai stato un fan dei suoi intrugli, ma questa nuova ricetta è un vero spallo. Tira fuori tutto il me che c'è in te. Sir, ha sentito che ho detto? Il commissario Gordon ha cercato di contattarla. Grazie, Alfred. Jim. Sei uscito. L'avevo detto che non mi avresti deluso. Ho bisogno di parlarti. Certo. Vediamoci fuori dalla prigione della polizia. Sto arrivando adesso. Alfred, analizza le loro forze, truppe, equipaggiamento, movimenti. Voglio sapere con esattezza chi dovrò affrontare. Ma no, c'è qualcosa di diverso in te. Hai paura. Hai sempre sepolto le tue paure, imprigionandole nel profondo del tuo subconscio, nascondendole. Ma qualcosa si agita nel buio della tua mente, va bene? Qualcosa che nemmeno tu sai domare. Si formano delle crepe mentre si fa strada verso la superficie. Sento quasi il sapore. Sì.
svanito. Henry, trovatelo. Sua faccia quando gli dirai che sua figlia è stata rapita. Ed è tutta colpa tua. Devo andare, Batman è qui. Che c'è? Jim. Dai, mi preoccupo. È Barbara. L'hanno presa. No, no, no. Le ho parlato. Ha detto che se ne sarebbe andata ore fa. Devi stare calmo. La salveremo. Chi è? Chi ha preso la mia bambina? Crane l'ha rapita, alla torre dell'orologio. Dobbiamo andare. Potrebbe esserci un indizio che ci conduce alla... Ok, resta in contatto. Prima o poi dovrai dirgli che colpa tua, Batman. E la parte migliore è che sarò proprio lì con te quando lo farai. Jim, rimani concentrato. È pericoloso là fuori. Guida lentamente e lasciami gestire eventuali problemi. Perché non l'ho impedito? Una cosa del genere non era prevedibile, Jim. E invece dovevo immaginarlo, come padre, come poliziotto. Mi è successo tutto sotto il naso. Qua davanti abbiamo compagnia, chi sono? Miliziano, ci penso io. Inseguitori, è il cavaliere di Arkham che parla. La vostra priorità è catturare il commissario Gordon. Ripeto, la priorità è catturare il commissario Gordon. Lo voglio vivo. Non fatevi fermare da nulla. Non li terrò lontani per sempre. Forza! Mezzo distrutto, ne resta solo uno. Bene, e con questo abbiamo finito. Tutto libero. È troppo pericoloso, Jim. Entra nella Batmobile. Andremo alla torre dell'orologio. Portaci là tutti interi, Batman. Non abbiamo più tempo. Sir, prima di andare alla torre, vorrà sentire l'analisi delle forze del cavaliere di Arkham che aveva richiesto. Cosa hai scoperto, Alfred? Ho impostato il Batcomputer per analizzare la presenza di miliziani sulle tre isole e fornirle una rappresentazione in tempo reale delle forze d'occupazione in ogni zona. Come può vedere, Miagani Island è densamente occupata, con numerosi droni terrestri a presidiare le strade. Founders Island è la roccaforte dei miliziani, protetta da radar a lunga portata e un lanciamissili. Le consiglio di non avvicinarsi con la Batmobile per il momento. I droni rimasti su Bleak Island sono stati messi a protezione della torre dell'orologio, quindi si prepari una resistenza notevole. Grazie, Alfred. Mi dirigo subito lì.
Matt? Sì, signore. La squadra di recupero è andata. Comanda tu i droni alla torre dell'orologio. Arriva. Passo il controllo manuale. Lo fermerò, signore. Jim, la torre dell'orologio è circondata. Sgombrerò l'area e ti farò sapere quando sarà sicuro entrare. Dannazione, Rattler danneggiato! Spostamento drone in posizione laterale! Stai perdendo i droni, sergente! Quell'affare si muove troppo! Non riesco ad agganciarlo! Sono truppe della milizia alla torre dell'orologio, Jim. Rimani nella Batmobile. Ti faccio sapere quando l'area è sicura. Non rimarrò seduto qui mentre vai a prendere quei bastardi. Invece sì, Jim. Barbara non vorrebbe che ti facessi ammazzare. Ho da te un minuto dopo aver finito. Un secondo. Unità torre. Alla Ace Chemicals avevi un tale odio negli occhi. Devi aver paura. Oh, va bene, c'è lo spaventapasseri in TV. Ma da lì questi parlano tanto. Ma non abbiamo voglia. Unità torre dell'orologio! Batman sa che abbiamo la sua alleata e sta venendo da voi. Respingetelo. Potete farcela, uomini. Ora vi dirò come. Ha eliminato il nostro blindato. Oddio, ma dov'è? Non so, non vedo il suo maledetto blindato. Forse ci sta guardando proprio ora. È solo uno. Non è un problema. Guarda che ha appena eliminato un'unità blindata. Rilassati, i blindati l'avranno già fatto fuori. Dico bene, e poi saranno tornati alla base. Non è sicuro entrare con i miliziani sul tetto della torre dell'orologio. Davvero male. Sono
Area sicura. Vediamoci nella torre dell'orologio. Notevole. Ma i tuoi trucchi ti annoiano in fretta, Batman. Colin, sei di nuovo tu? Dolcegramma! Aspetta a svenire, non ancora. Andiamo, fai vedere quanto vali. Aspetta che torni a casa tuo padre! Sarà furibondo per tutto questo macello! Non c'è nulla come un gran bel tuffo nel passato, eh, Batman? E ora un posto in prima fila al grande evento. Come se il vecchio Jim Gordon non ne avesse passate abbastanza. Prima un giovane e piacente maniaco gli paralizza la figlia. E ora non si dà pace per il suo rapimento. Dovresti dirgli che è tutta colpa tua, Batman. Sono certo che capirebbe, voglio dire. Non è che tu abbia fatto ammazzare sua figlia. Almeno, non ancora, comunque. Ma la notte è ancora giovane. Oddio, no. Non è colpa tua, Jim. Certo che sì. Crane l'ha fatto per arrivare a me. Dovevo essere qui. C'è una cosa che devo mostrarti. Non abbiamo tempo, lei non è come noi. Identità confermata. Lei è forte, Jim. Più forte di quanto pensi. Lavora per te? È tutta colpa tua. Io la troverò. È la mia famiglia! Mia figlia! È tutto quello che ho! Non avrei dovuto fidarmi di te. Mai! Me la caverò da solo. Sta alla larga dalla mia famiglia. È andata piuttosto bene, tutto sommato. Certo, io non gliel'avrei detto, ma è per questo che è così liberatorio essere me. Le cose si faranno interessanti, Batman. Devo scoprire cosa è successo a Barbara. Si sono coperti disattivando la videosorveglianza della torre dell'orologio. Se penetrassi la videosorveglianza municipale, poi potrei monitorare tutti gli accessi all'edificio.
No, non funzionerà. Devo scoprire come hanno rapito Barbara. Quello è il cavaliere di Arkham, a Barbara. Devo confermare in quale auto la tengono. Là, ecco il mezzo con cui hanno portato via Barbara. Gli pneumatici sono Hammertech D60. Programmerò la Batmobile affinché rilevi il disegno del battistrada. Mi condurrà da loro. Adesso che ci penso, come sapeva Crane di dover cercare la tua assistente informatica? Quando le ho sparato non avevo idea che lavorasse per te. È stata fortuna. Davvero? Io miravo alla sua testa. Oh, se solo avessi avuto una videocamera quando ho steso Barbara col mio charme. Le tracce del blindato mi condurranno da Barbara. Posso usare lo scanner della Batmobile per seguirle. Alfred, voglio il nome del cavaliere di Arkham. Anch'io, signorino Bruce. Presumo abbia scelto quel titolo per un motivo. Da dove suggerisce di iniziare? Arkham City. Consulta i file di ogni detenuto che è stato rilasciato dopo la morte di Hugo Strange. E Alfred? Sir? Sapevano di Barbara. Attiva i protocolli di sicurezza della Batcaverna. Non abbassare la guardia. Alfred, la milizia ha schierato un dispositivo. Ha scavato a fondo nella strada. Sì, lo vedo. Dispiegano dispositivi simili in tutta la città. Indago subito. Devo esaminare il dispositivo prima d'andare. Alfred, ed è molto corazzata. Oh cielo, in tal caso, sir, non sarebbe prudente allontanarsi un tantino? Creerò un collegamento remoto con il Batcomputer e la colpirò con tutti i virus che ho. Concluso l'hacking, ne esporrò il nucleo e la disinnescherò con un'esplosione controllata. Bene, sir, però l'avviso che la milizia ha già schierato un plotone di blindati a controllo remoto per fermarla. Impossibile. Ha reso instabile il dispositivo. Se si allontana troppo e perde la connessione, raderà al suolo tutto un raggio di 10 isolati. Sta cercando di disinnescare il dispositivo come previsto. Abbiamo dispiegato i droni come richiesto. Sergente, attiviamo quelle bombe. Sono il nostro deterrente. Concordo. Lo inchioderò sul posto. Rattler colpito, ma ancora operativo. Vito!
signore. Vi fa sembrare degli idioti. Queste macchine sono implacabili. Non si fermano mai, al contrario di te. Non esitano, non si trattengono e non hanno alcuna paura di te, Batman. Cavaliere Oscuro. La carica della bomba è esposta. Col verricello elettrico potrei causare un'esplosione controllata. Del cavaliere porta a Miagani Island. Abbassa il Mercy Bridge. Non posso, sir. Siamo chiusi fuori. Devono essersi collegati al sistema di controllo dei trasporti. Trovami il loro punto d'accesso. Bene. Analizzando il traffico di rete, si direbbe tutto reindirizzato verso Grand Avenue Station. Allora è lì che saranno. Ci vado a piedi e acquisisco il punto d'accesso. Ti contatterò quando potrai abbassare il ponte. Sia prudente. Miagani Island brulica di droni e truppe della milizia. Ascoltatemi, controlliamo i punti, ma Batman troverà una soluzione. State allerta, sorvegliate il cielo. Questo non è il tuo territorio, Batman. È il mio, perciò dovrai subire il mio dominio. La stazione pullula dei miliziani del Cavaliere di Arkham. Devo neutralizzarli e trovare la via d'accesso che usano per inserirsi nella rete dei trasporti. Gli uomini del Cavaliere di Arkham sono sistemati. Posso usare il loro terminale per abbassare i ponti. Questo non è il lavoro di Barbara? Oh, già, mi divertivo così tanto che mi sono scordato. Non crederai mica che il vecchio Jim ti perdonerà se la salverai, vero? È uno che serba rancore.
Lo so bene. Alfred, ho riattivato i comandi del ponte. Magnifico! Sto riavviando Aurora alla rete. Lascia perdere, Crane. È il momento di affrontare la tua vera nemesi, Batman. Cielo, è davvero chi penso io? Nigma. Contattami quando sei pronto con il ponte. Risolvi questo. Donna Soldata, in colpa proprio abbandonato. Eddie, tesoro, mi hai confuso con Robin. Io e il ragazzone non siamo così amici. Oh, io lo so! È per via di quando avrà la sua ricchezza figlia se non arrivando in tempo. Sconcorso, sbalordito. Non te l'aspettavi, vero? È perché non puoi competere con me, Edward Hayward, ma l'enigmista, nonché il tuo coordinatore intellettuale. Credevi che avrei dimenticato il nostro... Batman, è meglio che sia tu e che abbia anche una scusa. Non ti muovere. Stai bene? Benissimo. Quale ragazza non sogna di fare da esca per il suo prode cavaliere oscuro? Ce ne andiamo. Beh, tu forse, ma io no. Ah, entrambi i concorrenti sono qui, finalmente. Stasera, gente, avremo enigmi a bizzeffe. Ma prima devo presentare i miei splendidi assistenti. Ah, sono stufo di dipendere da quelle poche pessime larve che riesco a scrostare dall'agghiacciante e desolato ventre molle di Gotham. Perché affidarsi agli altri quando puoi postulare, pianificare, progettare e produrre tutto da solo? Tutto da solo. Ferocito ha un collare nuovo di zecca. Per ogni sfida che completi, riceverai una piccola chiave.
regola? Se tutte le chiavi raccogli, il collare le togli. Se provi a fregarmi tu, la gattina farà boom! Ma non disperare, Batman. Hai già affrontato una sfida. Vediamo quanto ti ci vorrà per trasformare una buona partenza in una caduta rovinosa. Prendi quella tua spider a razzo e vai a Chinatown, detective. La tua seconda prova ti aspetta. Tornerò a prenderti. Resta qui. Ho addosso una bomba, Batman. Certo che resto qui. Va a prendere le chiavi. Non farmi aspettare. Sir, ho ripreso il controllo dei ponti. Ottimo lavoro. Ti contatterò quando sarò in posizione sul Mercy Bridge. Batman, vecchio mio, questo sì che è un bel dilemma, non trovi? Salverai l'amica incompetente che si è fatta rapire oppure l'amica incompetente che si è fatta rapire? Io andrei a vedere l'ultima sfida mortale di Eddie, sono sicuro che si è dato molto da fare. Vale la pena di salvare Barbara? Per metà l'ho già uccisa io. Passata davanti, ha tirato giù due vetrine. Barza era il più vicino e ci ha rimesso i timpani. L'esercito di Crane è dell'altro tipo. L'altro tipo? Lo spaventapasseri lavora con una specie di miliziano. Ha l'aria di un duro. Ha una tuta da Batman tutta sua. A Batman non piacerà. Alfred, sono sul ponte. Un attimo, sir. Devo avvertirla che c'è una considerevole presenza di miliziani più avanti. Ricevuto. Sono riuscito ad accedere ai file ai quali Miss Gordon stava lavorando prima di essere rapita. Avrebbe trovato il punto debole dei droni, sir. Un colpo diretto con il cannone Vulcan contro i sensori dovrebbe distruggerli in un colpo solo. Sergente, stanno abbassando il Mercy Bridge. Arriva. Droni Mamba online e pronti all'attacco. Testata con carica in parallelo, capace di penetrare la corazza più spessa. Anche io ho delle sorprese, Batman. Drone colpito, ma è ancora in funzione. Lo fiancheggio. Ho perso un drone. Sei
finito. Batman ha liquidato un drone. Fategliela pagare. Drone colpito dal bersaglio Alfa. Batmobile avvistata, Kingston. Colpito. Thank you.
settore nord Miagani Island. Drone abbattuto. Neutralizzato i droni del Cavaliere di Arkham. I tuoi uomini possono tornare a pattugliare Miagani Island. Certamente, Batman. Grazie. Bene, hai abbastanza, idiota. Parla più forte, non ti sentiamo. Tu non vincerai! Credi ancora che Batman salverà la situazione, eh? Vorrei che ci provasse. Con tutte queste armi lo imbottiamo di piombo. Le armi non lo fermeranno. Così tante sì, abbiamo previsto tutte le possibilità. Non può avvicinarsi a questo posto, né a te. I giochi sono finiti, amico. Tu sei finito, tutta la città è finita. Non c'è proprio nulla che tu o qualcun altro possiate fare. Il veicolo del cavaliere è uscito di strada poco più avanti. L'auto è vuota. Il cavaliere di Arkham deve aver portato Oracle altrove. Avrà lasciato qualche traccia. Devo esaminare il veicolo più da vicino. Ha sbandato in una strada vuota. Perché? A quanto pare il conducente non indossava la cintura. Devo trovare il corpo. Tracce di spray al pepe sul lato destro del viso del conducente. Oracle probabilmente era sul sedile del passeggero e ha provocato l'incidente. Furba, devo controllare la zona in cui era seduta. È stata divalta nello schianto. Se riuscissi a ritrovarla, potrei ricostruire esattamente l'accaduto.
Divelta di netto e cardini. La portiera si è aperta prima del tutto. Oracle è uscita. Devo esaminare la ricostruzione. Localizzare dov'è atterrata. Prima devo trovare un modo per rintracciare Oracle. Oracle ha abbandonato il veicolo prima dell'impatto. Oracle si è fermata qui. Qualcuno le ha sparato. Devo esaminare il punto d'impatto per trovare prove balistiche. Il calibro dell'arma corrisponde a quella del cavaliere di Arkham. La traiettoria e la velocità d'impatto indicano che chi ha sparato è alto quanto lui. A questa distanza non poteva mancarlo. Un colpo d'avvertimento. Tornano i conti. Oracle sapeva di non poter fuggire. Perché ha causato l'incidente? Deve aver lasciato un indizio. Lucius, Oracle mi ha lasciato questo scrambler sul luogo dello schianto. Decifra i dati così da localizzare il cavaliere di Arkham. La signorina Gordon era più adatta a queste cose. Vedrò cosa posso fare, ma credo che mi ci vorrà un po'. Ok, alla Wayne Tower quando sei pronto. Alfred, aggiornami sui ricercati di Gotham. Un istante, sir. Sì, questi sono due nuovi arrivi. È stata individuata una figura incappucciata su un tetto di Grand Avenue. Sembra che sia accanto a un simbolo di Batman in fiamme, sir. Sarebbe opportuno stabilire se si tratti di un soggetto amico o nemico. Ho anche segnalazioni di un incendio alla stazione dei pompieri di Bristol. Pare che sia doloso, sir. L'elettricità è stata tagliata, disattivando il sistema antincendio.
Forse dovrebbe indagare. Addio rivolta! Finisce sempre così. All'inizio è divertente, poi arriva qualcuno con qualche gadget costoso che si prende troppo sul serio e tutto va a rotoli. Gentile a farmi visita, signor Wayne. Immagino non avesse un abito per l'ingresso principale. Finita la decriptazione? Tutto decifrato. Ho inviato tutte le comunicazioni radio recenti della milizia e relative coordinate sul suo terminale. Grazie, Lucius. Cercando l'impronta vocale del Cavaliere di Arkham, determinerò la fonte dell'ultima trasmissione. Identità confermata. Buonasera, signor Wayne. Analisi forma d'onda attiva. No, ho aspettato abbastanza. Batman morirà stanotte. Ricerca impronta vocale nelle comunicazioni. Posizione verificata. Bene. Il Cavaliere trasmette dalle gallerie di Niagany Island. Lieto d'essere d'aiuto, signor Wayne. Già che è qui, abbiamo sviluppato degli altri upgrade per la sua auto. Ci dica in quali aree concentrare gli sforzi. Un upgrade al generatore per armamenti permetterà di sovraccaricare l'armamento secondario della Batmobile. Sarà un avversario temibile, signore. Ottima scelta. Lo preparerò subito. Se le dovesse servire qualcos'altro, mi trova qui tutta la notte. Dopotutto, anche volendo, non saprei come lasciare la città. Stia attento, signor Wayne. Sono qui se ha bisogno. Alfred, ho individuato il Cavaliere nel sistema di tunnel di Niagany. Ottima notizia, sir. Ma sto rilevando una considerevole presenza di droni nell'area. Sarebbe una follia attaccarli senza la Batmobile. Ricevuto. Vuole che apra l'entrata sud? Aspetta che arrivi lì, Alfred. Non vorrei guastare la sorpresa.